una passeggiata a sei zampe tra le bellezze paesaggistiche del Parco Regionale dell'Olivo. D'impatto e sicuramente azzeccata la descrizione data dagli organizzatori della mattinata che a Venafro ha visto protagonisti, possessori di cani, naturalmente insieme ai loro amici a quattro zampe. Grazie alla bella giornata di sole, l'area picnic del parco è diventata per qualche ora la location perfetta di una manifestazione alla sua prima edizione incentrata sulla divulgazione di una serie di pratiche tese a migliorare il rapporto cane-padrone. Beh, è stata una passeggiata nella natura, in un luogo unico al mondo che è il Parco dell'Olivo di Venafro, ma dedicata al miglioramento del rapporto cane-padrone, quindi è stata una passeggiata a sei zampe, ovvero sia le quattro del cagnolino e le due del proprietario. Nelle varie tappe, oltre a scoprire le peculiarità naturalistiche e storiche del Parco dell'Olivo, abbiamo incontrato dei professionisti del settore, come veterinari, assicuratori, educatori cinofili, che si sono confrontati con i partecipanti e hanno dato delle indicazioni di massima poi approfondite all'aperitivo finale realizzato con prodotti locali, con olio di Venafro e altri prodotti a chilometro zero. La manifestazione si è avvalsa del patrocinio di Comune, Parco Regionale dell'Olivo e Proloco. All'amministrazione civica di Venafro, tramite l'assessore Marco Valvona, presente all'iniziativa, i partecipanti hanno fatto una specifica richiesta. La sensibilizzazione del rapporto cane-padrone dovrebbe essere un qualcosa che dovrebbe entrare nel senso civico di tutti noi in maniera molto più seria di quello che purtroppo la consideriamo adesso. I partecipanti, dal punto di vista più pratico, ci hanno chiesto al comune la possibilità, quindi ovviamente programmandola, di poter creare una zona di una piccola villetta, una villa dedicata ai cani, dedicata agli amici a quattro zampe. È un progetto che potremmo anche cominciare a pensare, ritengo che non sia una spesa enorme. Va soltanto capito, appunto, con l'aiuto di chi queste realtà le vive quotidianamente, di come gestirle e come impostarle nella maniera buona per essere usufruito al meglio.